sentiamo Forza Italia e Filippo. Sì, prima una battuta, il collega del 5 Stelle ha detto tutti a casa. In Emilia Romagna abbiamo eletto 2 del 5 Stelle e l'ha mandati a casa Grillo, perché da 2 non ce n'è più neanche uno, quindi ci pensa Grillo a mandarvi tutti a casa perché resterà solo lui e sarà il dittatore. E l'euro, diciamoci la verità, Prodi e Ciampi hanno iniziato malissimo con l'euro perché hanno fatto un cambio che per il cittadino valeva 1 euro 1000 lire, in realtà loro il cambio ce l'hanno fatto 1 euro 1936,27. Quindi c'è stato un 90% di svalutazione immediato. E l'euro è nato prima dell'unione politica, e questo è un altro grave errore, perché prima c'è l'unione politica, poi c'è l'unione economica. E non può l'Europa abbandonare un paese a se stesso e intervenire solo e soltanto se l'interesse della Germania, perché diciamoci pure come è successo per la Grecia, perché si è deciso di fare il salvataggio della Grecia? Si è deciso, la Germania ha deciso di fare il salvataggio della Grecia perché tutti i titoli greci erano in pancia alle banche tedesche. Cosa fa la Germania? Salviamo la Grecia, ogni paese mette fuori una quantità di miliardi d'euro, l'Italia mette fuori 50 miliardi d'euro, ma non solo. Noi abbiamo messo fuori 50 miliardi d'euro che prendiamo il 3% dall'Europa e ci costano il 4%, quindi rimettiamo l'1% ad aver aiutato i greci. La Germania che cerchiamo aveva... di farci capire da telespettatori, ecco, io che non cerco sono di... no, ma lo capiscono. La Germania che aveva i soldi greci e prende il 3% e paga denaro allo 0,25%, quindi non solo ci ruba facendoci pagare i suoi debiti, ma ci ruba anche negli interessi. Ho fatto questo esempio, non so se per sono stato abbastanza no, chiaro. Non proprio. Ho fatto questo esempio no, per le dire, politiche di rigore. Per dire che l'Europa deve avere una banca prestatore di ultima istanza. L'Europa deve avere una BCE, Banca Comune Europea, Banca Centrale Europea, in grado di garantire gli Stati europei. Perché se io faccio parte di una famiglia, io e i miei figli li proteggo tutti e tre. Non è che faccio fallire uno e aiuto gli altri. Quindi o l'Europa fa l'Europa, o un'Europa come è attualmente non può andare avanti. Siamo troppo, ripeto, germanocentrici. La Germania ha fatto i suoi interessi, la Germania è ricca, sta arricchendo a danno quindi degli italiani. Ecco, allora, politiche di rigore o di austerity o invece cambiamento radicale? Ma anche qui, io rischio di ripetermi, ma il tema è quale progetto ha l'Italia? Perché anche per decidere quali possono essere le compensazioni e i tempi per allinearci ad altri paesi europei, bisogna avere un orizzonte progettuale, cioè dire dove stiamo andando. I partiti però, proprio per queste elezioni, hanno dato delle indicazioni su quale politiche di sviluppo puntare. Sì, però il ragionamento è, ognuno dà un'indicazione su una politica che sente di poter rappresentare. Noi per esempio abbiamo l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, no? Però il tema è che poi è il paese che si deve fare carico di questa politica, non il singolo deputato o il singolo partito. L'Italia deve progettare il proprio futuro e chiedere all'Europa con questo progetto di poter derogare ai tempi, al pareggio di bilancio in Costituzione, che è un'assurdità, ma tutto deve partire da noi. Io sono convinta che la troppa austerità in una crisi come quella che stiamo attraversando, e non siamo da soli, questi temi noi li affronteremo comunque in Europa, non è solo l'Italia che è in questa condizione, quindi sarà un dibattito che sicuramente verrà affrontato nel merito e con forza, però forse gli altri paesi andranno con un progetto a questo dibattito. Noi ancora il progetto non l'abbiamo. Si parla di Jobs Act, piuttosto che singolarmente della task force qui, dell'azienda in crisi lì, ma non si riesce ad avere un orizzonte di sviluppo per dire semplicemente, non lo so, al nord la manifattura, al sud il turismo, al centro l'agricoltura. Adesso sto dicendo cose banali, ma il tema è avere un progetto di sviluppo e chiedere all'Europa su questo progetto, ecco, di essere aiutato. Sentiamo scelte europee, perché il tema adesso si è concentrato, diciamo, si è focalizzato su questo. Il progetto deve partire dall'Italia, le politiche di sviluppo devono partire dall'Italia e arrivare in Europa, o deve essere l'Europa ad avere l'iniziativa e quindi indurre l'Italia a puntare su alcune politiche di sviluppo?
Guardi, io credo che sia necessario avere delle proposte di solidarietà da portare all'Europa tra i diversi stati. Io le faccio quella mia ed è quella anche di scelta europea. Noi proponiamo all'Europa un sussidio di disoccupazione pagato con fondi europei, che sarebbe una forma di solidarietà più equilibrata e più accettabile anche dagli stati come la Germania e i paesi del nord, perché sarebbe una forma di strumento, una forma di sussidio che oggi sicuramente è essenziale per gli stati del sud Europa, anche qui come l'Italia, la Grecia, il Portogallo, che hanno tassi di disoccupazione gravissima, ma che domani potrebbe essere utile anche per la Germania o i paesi appunto scandinavi che hanno subito recente passato delle forti momenti di disoccupazione. Quindi l'idea è quella di immaginare degli strumenti che possano essere adottati e presi in considerazione dall'Europa, perché a beneficio diffuso di tutti gli stati. Cioè, la credibilità non si conquista andando a battere i pugni sul tavolo, ma con proposte, con competenza e con preparazione. E poi mi lasci dire una cosa sul fiscal compact, sull'introduzione del vincolo di bilancio in Costituzione. Purtroppo questi sono stati tutti mali necessari per evitare che la nostra classe politica ricorresse a nuovo debito, a nuovo debito, a nuovo debito. L'Italia purtroppo non ha mai avuto un pareggio di bilancio, e quindi questi strumenti è come quando Ulisse, che attraversa i mari, si fa legare all'albero maestro per non sentire il richiamo delle sirene. Il richiamo delle sirene è il nuovo debito che costantemente la nostra classe politica ci propina e che sarà a discapito delle generazioni come la mia, e quindi è stato uno strumento per evitare appunto l'abuso di certe cose. Quindi sia strumenti di solidarietà temporanea, di emergenza, ma continuamente legati alla responsabilità per rispettare i diritti delle generazioni future. Ma le sirene però facevano delle magie, qui si nega l'autodeterminazione. Cioè, io non vorrei essere legata per evitare, vorrei essere consapevole e non rispondere al canto delle sirene, perché è una scelta. Ma restiamo ancora sul tema delle cose. Comunque Ulisse le sue ragioni se le aveva, no? Per legarsi all'albero. Certo. Allora, e l'odio che se quella nave va a sbattere non serve neanche quello. Certo. E lì serve una classe politica. Rimaniamo un po' su questo tema sostanzialmente, è il sesto tema che poniamo, e facciamo un giro, perché abbiamo detto quindi da una parte che il fiscal compact, come dire, crea preoccupazioni in molti, questo è innegabile. Qualcuno ci dice sì, è gravoso ma necessario. Sono venute alcune proposte riguardo per esempio la possibilità di creare strumenti di sussidio per affrontare il tema di chi per esempio è disoccupato, ma il nostro problema in Italia e in Europa è anche creare lavoro, evidentemente, in un paese che oggi ha più del 12% di disoccupazione e va oltre i 40% quando si parla di fasce giovanili. L'Europa ci può aiutare, oppure, come dice Italia dei Valori, è sempre l'Italia che deve essere propositiva rispetto a se stessa? C'è qualche politica europea che va messa in campo per rilanciare l'economia, ma soprattutto l'occupazione e il lavoro? 5 Stelle? Noi prima di tutto dobbiamo eliminare questi vincoli, soprattutto il vincolo del 3% anche. E questo lo possiamo fare tranquillamente se lo decidiamo anche come popolo italiano. Il governo, basta che receda dall'accordo per il Trattato di Ginevra, può tranquillamente farlo. E diciamo che eliminiamo questo 3% soprattutto per investire in innovazione, in istruzione e nella ricerca. Questo è come il buon padre di famiglia, cioè noi, se anche siamo indebitati, però dobbiamo mandare il figlio a studiare, avremo il diritto di indebitarci un po' per creare un futuro migliore. Cioè, diciamo, questo è il concetto fondamentale nostro. Se c'è chi ci dà i soldi per... Ma i soldi se ce li... Chi compra il nostro debito. Qui dopo si apre tutta una partita. Noi diciamo, questo è quello che vogliamo. Dobbiamo eliminare fiscal compact, adottare gli eurobond, eliminare il vincolo del 3%. Se non riusciamo, dobbiamo decidere anche cosa vogliamo fare del nostro futuro. È per quello che il Movimento 5 Stelle dice. Quindi avviare una nuova politica di investimenti, però recuperati i soldi, gli investimenti dove? Gli investimenti... Ci sono dei settori, diciamo... Certo, che... sicuramente ormai non possiamo competere a livello globale nell'industria manifatturiera. Cioè, vediamo che tutte le industrie chiudono perché ormai vanno a produrre nei paesi dove la manodopera è minore. Bisogna sicuramente innanzitutto diventare autonomi dal punto di vista energetico, perciò investire nelle energie alternative, fotovoltaico e quant'altro, e la riqualificazione energetica degli immobili per rilanciare l'edilizia. Dobbiamo cercare di riappropriarci proprio della nostra anche attività agricole, perciò fare creare delle alleanze con i paesi del Mediterraneo, eliminare questi trattati che portano materie prime e anche agroalimentari in Italia a prezzi
più competitivi di quelli che sono i nostri, anche perché molti non sanno, ma in qualche settore l'Europa finanzia i costi di trasporto per le aziende che vengono a portare in Italia il proprio, la propria merce, e quindi c'è una specie di dumping anche però dall'Europa vengono le politiche di tutela dei consumatori che in Italia non c'è. Perfetto, no, infatti l'Europa è fantastica, tutela dei consumatori. Molti non sanno ad esempio che gli appalti pubblici nelle partecipate sono derivati da un regolamento europeo, e se non li avessimo chissà cosa avrebbero fatto i nostri governanti. Poi non sanno anche che non si sa che dal punto di vista anche della tutela del cittadino singolo nei confronti delle amministrazioni, l'Europa ci ha portato proprio la possibilità di adire ai tribunali regionali per tutelare i nostri interessi legittimi. Cioè c'è proprio anche questo da tenere conto. Su questo tema, rilanciare l'economia, rilanciare l'occupazione, scelta europea, che dice? Beh, allora ci sono diversi settori dove si può effettivamente incidere. Come diceva il collega, la ricerca, l'innovazione, l'università, su questi tre settori si deve e si può investire, e su questi tre settori si è anche disponibili a vedere che gli investimenti escano dalla logica del 3%, e che se sono investimenti a, diciamo, a redditività a medio lungo termine, un livello di flessibilità non solo è importante ma è anche doveroso. E poi su altri settori su cui investire è quello in cui la scelta europea evidenziato, è quello del mercato digitale. E l'Europa è l'unico continente dove il valore aggiunto rispetto al PIL del mercato digitale, quindi di internet, dell'high tech, è minore rispetto a tutti gli altri continenti come l'Asia, l'America, l'Australia. E quindi da una parte bisogna cercare di integrare, fare in modo che il mercato del digitale sia su vasta scala per poter appunto avere un maggior peso specifico. Dall'altra bisogna incidere sulla cultura, e quindi cercare, non so, di introdurre la programmazione come materia fin dalle scuole, come si studia l'inglese, si studia la programmazione, favorire gli scambi, favorire i rapporti dell'università e gli investimenti dell'università in questo tipo di attività del tecnologico, del digitale, perché è vero che la manifattura si è spostata verso i paesi asiatici, però anche è vero che proprio l'ultimo trend, grazie alla stampa digitale, alle nuove tecnologie, gli Stati Uniti stanno reimportando le produzioni, perché è più conveniente produrle in America appunto con le stampe digitali piuttosto che farle fare ai cinesi, agli indiani. Ecco che se noi riusciamo a far leva su fattori competitivi come l'innovazione, le capacità umane e lo sviluppo, riusciremo a uscire dalla crisi in maniera competitiva e rendendo il nostro territorio appetibile anche in un mercato internazionale. Sabrina Freda, politiche di sviluppo. Politiche di sviluppo intanto sostenibile nel senso che devono traguardare un orizzonte di tempo congruo, non essere predatorie e non avere idea di come poi si evolverà nel tempo. Io sono dell'idea che noi dobbiamo ritornare alla manifattura. Noi non, in Italia non produciamo più niente, facciamo solo servizi, non ci sono più le fabbriche. E noi abbiamo delle capacità, chiaramente. Qualche fabbrica tutto, ancora ce l'abbiamo. Visto che siamo ancora al secondo posto in Europa, visto che siamo ancora al secondo posto in Europa, come sì, d'accordo, però guardate, il ragionamento è che facilmente si sente dire che basta, adesso l'Italia non è più competitiva, si va a produrre in Cina piuttosto che in Romania, eccetera. Molti pensano che la manifattura sia da superare, che ormai siano le aziende di questo tipo, io lo vedo anche nel mio territorio, a Piacenza, no? Le aziende meccaniche, ma adesso non è più conveniente, l'abbiamo visto in tutta la regione, no? Delle delocalizzazioni che facevano leva solo sul costo del lavoro. Per me bisogna tornare alla manifattura, investire sicuramente in sviluppo tecnologico, in innovazione, ma avere presente che se noi non ci mettiamo a investire sulla produzione, non solo sui servizi, non usciremo dalla crisi. Dico anche che è recentissimo tutto lo scandalo dell'Expo, fin tanto che il nostro paese non sarà in grado di superare questi problemi che sono ventennali, noi abbiamo ancora aggreganti che ruba come rubava 30 anni fa. Non è accettabile. Sei per tutti a casa? Sei per tutti a casa? Ma io sono per la serietà, cioè bisogna dire che siamo noi facciamo dei indagini, passi. Siamo a livello di indagini, ma va bene, di indagini, però alcuni hanno anche Gaillo, confessato. Ci sono tanti nomi, sì. Diciamo più o meno. No, ma va bene, ma hanno anche confessato politiche. Alcuni. Cioè, ho letto sui giornali, come avremo letto tutti, aziende che dicono abbiamo pagato 400.000 euro per fare dei lavori. Allora noi
siamo qui a discutere dello sviluppo in Europa. C'è la responsabilità parliamo anche delle aziende, probabilmente. Ma sì, però anche, ma non solo delle aziende, per aggirare i bandi, si vogliono lavorare, pagare le tangenti. Ma è un sistema di corruzione che noi non riusciamo a debellare. C'è un decreto di Renzi adesso che aumenterà le accise per dare 25 milioni all'Expo. Cioè, perciò ogni volta che noi andremo a far benzina pagheremo le tangenti. Sì. Cioè, questo altro che gli 80 euro. Filippi. Sì, finché ho parlato di Renzi, voglio dire una cosa. È fondamentale ridurre il debito pubblico, specialmente il lavoro pubblico statale improduttivo, perché se uno mi fa una strada, mi fa una diga, mi fa un'opera, mi sta anche bene, ma quello che prende lo stipendio e non produce perché non sa cosa fare va eliminato. Noi come Forza Italia l'avevamo proposto, non è stato accettato, quindi la prima regola è ridurre il debito pubblico e il lavoro improduttivo, le spese della pubblica amministrazione. Lei tenga presente che Renzi e Alfano, 2 mesi fa, in una manovra di governo, hanno nominato 22 nuovi prefetti, cioè 22 nuovi personaggi che prendono 20.000 euro al mese. Il problema è che in Italia ci sono 108 città e ci sono 222 prefetti. Mi dica lei cosa fanno gli altri 120 prefetti. È vero che sono pochi, ma è vero che concorrono al debito pubblico. Se si deve ridurre la spesa... l'Europa e la vostra forza politica in allora Europa, noi come può agire su questa leva? Senta, noi dobbiamo guardare prima in casa nostra, perché ad esempio il sindacato, prendiamo gli artigiani che sono ancora quelli buoni, quelli della manifattura. Noi sappiamo che in Italia c'è una regola che prevede che nessuna azienda artigiana può avere più di 15 dipendenti, altrimenti dopo c'è il cappio al collo dell'articolo 18, non puoi licenziare, sei bloccato. Ma portiamo... Vabbè, il cappio al collo, insomma, dipende dai punti di vista. No, aspetti un attimo, che io sto facendo una proposta intelligente, una proposta per il lavoro, una proposta per i cittadini. Portiamo questi 15 dipendenti a 20 dipendenti. Lei vedrà che in Italia vengono assunti nel giro di una settimana almeno 30.000 ragazzi dalle aziende artigiane. Invece no, si continua a tenere bloccato il lavoro per fare un favore a un sindacato che fino a qualche anno fa aveva motivo di esistere, che oggi non ha più senso di esistere. No, per le imprese parliamo no. di internazionalizzazione delle imprese, sì, cioè l'impresa deve produrre in Italia collegata anche ad altri paesi europei, nel senso di fare business assieme. Non possiamo noi fare produrre solo manodopera in altri paesi senza fare business assieme. Abbiamo capito la sua posizione. Solo un inciso. Come può la tua forza politica parlare di riduzione del debito pubblico quando Berlusconi va dagli animalisti e promette sconti per tutti i prodotti degli animali, va dai pensionati e promette dentiere gratis per tutti, va dai medici e prometterà, che ne so, chirurgia gratis per tutti, cioè continua ad aumentare la promessa come l'IMU che continua a aumentare. Qualcosina l'ha fatto, gli altri non hanno fatto niente. Si conclude così Monti il nostro dibattito, noi ringraziamo i nostri ospiti, abbiamo capito che il dibattito sull'Europea va inevitabilmente in Italia a finire sul dibattito politico interno, non sappiamo dire fino a che punto questo sia corretto o meno, però tanto è stato e io mi permetterei alla fine di suggerire che forse per noi che siamo organi di informazione non ci vorrebbe più Europa nei nostri telegiornali, ma ci vorrebbero telegiornali europei che probabilmente ci chiarirebbero le idee e permetterebbero anche di controllare di più, ecco, l'attività politica degli eurodeputati italiani nel Parlamento europeo. Grazie di nuovo dell'attenzione e ci vediamo all'indomani del 25 maggio. Arrivederci. Buonasera.